Benvenuti nella mia cucina, benvenuto Alex Belli. Grazie, grazie di avermi invitato. Oh, allora, oggi in cucina facciamo tutto in un'ora, pronto in un'ora il nostro menù. Allora, Alex ci fa un curry thai di pesce, giusto? Sì. Quindi un po' piccante. Very spicy. Bello, mi piace. Poi viene il nostro Stefano De Lorenzi che ci fa un gambero con carciofi all'arancia e poi io faccio una mousse velocissima perché dobbiamo fare tutto in un'ora e poi naturalmente c'è il salvacena che altro che un'ora, in 8 minuti facciamo una vellutata di peperoni. Ma cominciamo subito con il nostro curry thai di pesce. Quindi io ti cedo i comandi. Io posso aprire quest'arma favolosa? Una nota di colore, già che oggi sembriamo... Guarda che coltellino che mi avete dato. Carino, se vuoi abbiamo anche delle altre nuance di colore, rosso. Allora, praticamente io ti ho portato una ricetta, perché devi sapere, Benedetta, che io sono un appassionato di Thailandia e di conseguenza... Ci vai spesso? Sì, faccio un mese di Thailandia. Io ti aiuto però, all'anno, se vedi, non sono bravissimo a tagliare... No, è meglio andare piano e non tagliarsi. Quindi questa è una ricetta che hai imparato in Thailandia. Questa qua, guarda, la prima volta che l'ho mangiata ero a Koh Phangan, in una spiaggia che si chiama Trin, e loro fanno un Red Snapper, che è praticamente il nostro branzino, che è poi questo, dopo ti faccio vedere. Ed è una cosa molto semplice, perché tu prendi queste verdurine, le tagli a pezzettini, perciò sedano. Ma a te piace cucinare? Ti vedo guarda, bello... sì, io prima di conoscere la donna con questo insieme adesso cucinavo tantissimo. E adesso? Poi è venuta a casa mia, ha cucinato un risotto alla milanese all'osso buco. Detto... cioè perché è bravissima anche lei? Ho detto facciamo una cosa, basta. Da oggi in poi non cucino più. Hai ceduto i comandi? Ho capito, vabbè, bene, dai. Andate, allora vieni qua da me a cucinare. Assolutamente. Infatti sai cosa mi ha detto stamattina prima di andare? Mi fa bene, così rinizi a cucinare. Esatto. E ritorni a casa e cucini. No, questo è Beppe che ci sta dicendo che è il momento di fare un po' di pubblicità. Intanto noi tagliamo. Ma noi dobbiamo tagliare tutto il nostro sedano. Ci vediamo tra pochissimo con il pollo thai. Solo 60 minuti. Cucina con Alex Belli. Ho detto pollo thai perché io sono una stordita, invece è un pesce. No, ma posso dire una verità? Si fa anche col pollo. No, la ricetta originaria è fatta di pollo. Vedi come sono avanti? Poi dopo, una variante. Siccome nelle isole ci sono meno polli, ci sono più pesci. Giustamente. Si fa il pollo e il pesce. Ok, vabbè, insomma, si fa il pollo, anche tu ti sei sbagliato. Sì, lo so. Allora, quindi dobbiamo assolutamente incominciare a fare il soffrettino. Allora, io ho tagliato il sedano. Questi non sono piccanti, questi peperoni. No, questi non sono polli. Ok, sono quelli dolci. Peperoni piccanti, ma sono quelli dolci. Vuoi perché di piccante c'è già una cosa favolosa che è questa qui. Questa qui, vedi? Questa è tipo pasta di curry che bisogna stare attenti perché è piccantissima. Ma vuoi che ti tagli io lo scalogno? Ti faccio questo regalo così non piangi. Grazie, questi belli occhioni blu non li facciamo piangere. Piangerò io. Dai. Anzi. Che non faccio altro che tagliare scalogni, quindi ormai va bene tutti i giorni al mattino così ti metti per punizione. Invece no, la cosa molto importante che mi ha sempre insegnato mia madre è di schiacciare l'aglio. È vero, così è più saporito. Dico bene, mi insegni ad accendere questa cosa qui? Allora, sacchete, via. Perfetto, quindi perfetto. Ti ha insegnato a cucinare la tua mamma? Beh, mia madre, sai che io vengo da Parma. Quindi è un regno di grande cucina. Sì. E sono cresciuto con delle cose abbastanza tipiche parmigiane, cioè i tortellini, la torta fritta. La torta fritta? Sì, la torta fritta. La torta fritta? Prossima volta facciamo la torta fritta. Ma è salata o dolce la torta fritta? È salata ed è praticamente il gnocco fritto. Ah, lo gnocco fritto sono capace anch'io a farlo. Che è molto semplice, però una piccola cosa è che mia madre ci mette l'acqua gasata. Perché così rimane, è più croccante il fritto. E viene, si gonfia tutto quanto ed è stupendo. Com'è andato quello scalogno? Sto piangendo qua, ma va bene lo stesso. Ti posso dire la verità? Sul set, ogni tanto lo scalogno lo utilizziamo. Davvero? Sì. Fantastico. Infatti le mie bambine mi chiedono sempre, ma come fanno a piangere? Tagliamo anche questa storia qua, va. Come fanno a piangere? Con lo scalogno, quello che taglia la mamma. C'è un attrezzista che viene con uno scalogno sotto, te lo taglia tutto quanto. No, vi metterete le lacrime finte. Ma che lacrime finte? Ma stai scherzando? Ma assolutamente no. Ma mi sta prendendo in giro. Ma ti giuro, Benedetta, ti giuro. A me mi prendono tutti in giro. Ma non è vero. Metto questa cosa, no? Vai, giuro, vai. Quanta pasta hai messo? pezzo di curry così. Proprio un cucchiaino che adesso dobbiamo far sciogliere, perché se rimane lì così andiamo direttamente... Secondo me piangiamo, anche se mangi questo andiamo piangi dopo. Andiamo direttamente all'ospedale. Secondo me... Dai. Ecco qui. No, non bisogna piangere con... No, che poi voglio dire, negli sceneggiati, anche tipo Centovetrine, si piange, perché sono tutte queste storie d'amore, da matti, no? Ma tutti i giorni, cioè, devi andare sul set al mattino e dici, guarda, oggi allora devi fare un paio di scene di sesso alle 8 mattina. Poi devi piangere verso mezzogiorno. Cosa preferisci delle due? No, vabbè, per me è il mio lavoro, perciò di conseguenza... Sai, l'unica cosa difficile è che lì facciamo veramente tantissime scene al giorno. Facciamo perché tipo... quanto girate? Noi facciamo tipo 10 ore al giorno. Tieni una roba più seria. Ok, sì, grazie. 10 ore al giorno? È carino. Facciamo 10 ore al giorno e facciamo più o meno dalle 8 alle 10 scene. Poi tu dove vivi? Poi stai a Torino? No, io vivo a Milano. Vivi a Milano, quindi fai avanti in tre. Sì, assolutamente. Quindi stai mettendo tutto dentro. Aspetta che così lo spieghiamo. Abbiamo messo lo scalogno, il peperone, il prezzemolo, la pasta di curry. Sì. Basta, giusto? L'aglio schiacciato. L'aglio schiacciato. E poi adesso facciamo cuocere andare tutte le verdurine. Le verdurine. Mescola. Cosa dici? Ci mettiamo ancora un po' di olio secondo te? Cosa dici? Perché un goccino d'acqua no, eh? Potrebbe, sì. Appena un cicinin. Guarda, ci sono questi bellissimi bicchieri. Ma perché abbiamo qui? Ah, ma noi abbiamo qui dei bicchieri perché tu hai portato del vino, ragazzi. Ah sì, dove l'abbiamo? Adesso è sotto. No, io ti ho portato un vino che non è conosciuto assolutamente, perché è una cantina di un mio amico che fa 1000 bottiglie all'anno e... Adesso gliene sono rimaste 99. Sì. Vai, allora, è anche bello fresco. Sì. Ed è l'unico vino che io riesco a bere perché è senza solfacente. È fatto biologicamente. Ok, infatti anche un colore un po' particolare, perché vedi che è tutto torbido, no? È molto interessante. Fantastico, dai, va bene, ottimo. Ma l'aperitivino ci sta. Sì. Ma senti, raccontami, visto che a te piace cucinare, insomma, come tu hai usato anche la cucina per conquistare a parte la tua fidanzata che mi hai detto che gli hai cucinato un branzino al... L'ho conquistata con il branzino al sale. Vedi? Gli avevi organizzato la cenetta? Porta a casa, cioè, poi io sono un bravissimo apritore di ostriche. Davvero? E non è facile aprire le ostriche. Guarda che sembra una stupidata. Però di solito alle donne non piacciono le ostriche, piacciono sempre di più agli uomini. Davvero? Guarda, c'è proprio un metodo che poi un giorno, se vuoi, ti... Dai. Vedi che colore è strano. Vedi che è così fisso? Sembra limonata. Sì, è un succo di vino. Senti. Dai. Allora, vediamo come va questo soffritto. Allora, nel frattempo che facciamo il soffritto, noi dobbiamo... Che buono! Non ha acidità, non ha acidità, niente. Sì, ma questo mi rovina, perché si beve come veramente... Quanti gradi sono? È pericolosissimo, ma basta. Poi detto da lui è pericolosissimo, aiuto! Che buono! Allora, dobbiamo tagliare il nostro branzino. Okay. Allora, tu devi sapere che, vabbè, noi qua abbiamo il branzino, però il piatto thailandese è bellissimo perché è coloratissimo, si chiama Red Snapper ed è rosso. Rosso? Sì. Ma dai, io qui devo controllare questo... Ma cioè la polpa è rossa? No. Ecco, tipo la trina, polpa è rossa. La pelle è rossa, perciò, perché sono pesci caraibici, sono pesci thailandesi. Fantastico. Ma è vero che tu sei anche un musicista? Ah, io sì, io esco fuori dal conservatorio. Addirittura, ma quindi proprio musicista pianoforte, sì. Cioè, la mia vita era fare il musicista, poi ho fatto tutt'altro. Sono uscito di lì e ho fatto la mia scuola. Ho fatto 5 anni, non ho fatto 10 anni di conservatorio completi, e poi sono andato giù a Roma, e invece a Roma ho conosciuto Fioretta Mari, che mi ha detto no, fai la scuola della recitazione e prova a fare questa cosa, perché... E da lì mi sono appassionato, insomma. Però la mia vera arte era la musica. Forte, ma pensa che bello. Sì. Tant'è vero che sai, quando ero in conservatorio, poi c'era il mio professore di pianoforte che mi diceva sempre: ragazzi, molto probabilmente nessuno di noi farà il musicista e lavorerà come musicista, però tenete presente che l'apertura mentale che noi vi daremo, che vi stiamo dando, vi servirà per qualsiasi cosa. E così è stato. Perché oggi imparo 35 pagine al giorno, al mattino, a memoria. Ed è per quello, secondo te? Sì. Ed è che ti ha dato questa apertura mentale? Perché tu pensa a una cosa. Allora, quando tu impari il pianoforte, tu in contemporanea leggi due righe, come se tu leggessi un libro in due righe. Io non saprei proprio come si può leggere uno spartito, per me è arabo, no? Però tu ne leggi due insieme e lo applichi alla mano destra e alla mano sinistra. Perciò è un allenamento mentale incredibile. È vero. E poi loro ti chiedono la memoria del pezzo. Non lo devi leggere. Quando tu fai gli esami, molte volte non devi neanche averlo spartito. Figurati. Lo tagliamo a quadrettini. Sì, dai, allora così te li faccio, ti aiuto anch'io. Ok. Vai. E voilà. Guarda questo soffrettino, sta andando bene. Sì, sì, forse bisogna alzarlo un po', Oh, che dici? Ah, senti che profumino. Sì. Questa pasta. Questo è l'odore di Thailandia. Fantastica, io non ci sono mai stata. È il coriandolo che mi ricorda la Thailandia. Eccolo qua. Ce l'abbiamo, abbiamo comprato proprio in tuo onore. Di solito noi mettiamo il prezzemolo. Noi ci abbiamo preso. Sì, sì, è diverso, è più buono. Quando tu sei in questi posticini thailandesi, senti sempre questi odori che arrivano di curry. Sì, speziatissimi. Che sono il coriandolo, perché uno dice, cosa sarà questo odore? Beh, anche un po' il curry, però. Anche il curry, però quello che senti proprio che soffrigge. Sì, sì, senti, il coriandolo. Tra l'altro io ho un ricordo incredibile, perché da piccolo, quando andavo da mia nonna, sentivo questo odore di coriandolo dentro... A Parma, il coriandolo? No, no, sai cos'è? È dentro al frumento. Davvero? Cioè dentro il frumento, quando viene mietuto, tu senti l'odore di coriandolo. Non so per quale motivo, non te lo so dire. Vedi, era però... già nel tuo destino. Sì, sì. E com'è nato l'amore per la Thailandia? Cioè una vacanza che hai fatto e... Vabbè, io praticamente... non c'ero mai andato, ho conosciuto Caterina, la mia donna, che invece lei c'era già stata. Quindi è legato alla vostra prima vacanza insieme. Allora mi fa, no, ti devo portare assolutamente in Thailandia, facciamo così. Allora facciamo Koh Phangan, Koh Samui e poi Koh Tao. Tu dici cose che, cioè, dei nomi, per me potresti dire Ambarabacci, Cicocò, però insomma... Sì. Però i nomi sono molto esotici. Tu devi sapere, io ho il terrore di volare, per cui... Come il terrore di volare? Ho il terrore di volare, per cui tutte queste belle vacanze le farò prima o poi, però insomma... Vedi com'è veloce questa ricetta? Pam, è già pronta. Cioè tu fai un piccolo soffrettino, poi quando è pronta ci metti dentro i tuoi cubetti. Adesso cerchiamo di farli cuocere per bene. Sì, tanto il pesce cuoce in un lampo. Sì, 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 sì. E via. Bene. Ma senti, ma la tua fidanzata è un'attrice o non è nel mondo? No, 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 noi ci siamo conosciuti praticamente dietro le quinte dello showroom di Roberto Cavalli. Ah, ok. Perché lei lavora come modella. Ah, una modella. Beh, lì ci siamo incontrati, solamente che ho conosciuto questo Angelo che è alto 1,80 m senza tacchi, che era timido. Ah, sì? Timidissimo, sai, tipo, non so, quando ti guardava sfuggiva, cioè, ho detto non è possibile, perché tu quando vedi queste fisicità così prorompenti pensi e sei sempre in soggezione. Invece era la prima volta che invece vedevo questa timidezza e questa... E questo oltre all'aspetto ti ha conquistato anche questa cosa. Ma sicuramente, perché poi era così indifesa che ti viene voglia. Poi sai, noi uomini abbiamo questa voglia di proteggere e anche di insegnare. È vero, hai ragione. Cioè nel senso, quando c'è una donna che sa troppo, ti dà fastidio. Perdi il tuo ruolo di, no, è vero, un po' di guida, di... Gli uomini poi sono presuntuosi, bisogna far finta di farci guidare un po', poi in realtà siamo noi che comandiamo. Ma questo sicuramente, questo si sa. Però dobbiamo dare, guarda, è un equilibrio. Voi pensate di comandare, sono le donne in realtà. No, sono le donne sì, però è un equilibrio tra il dire, ok, io ti insegno qualcosa, ti accompagno nella tua vita, però ci sei dietro te. Sì, è vero, l'equilibrio è quello che porta avanti... Come saggio, ma tu un po' di sale l'hai messo o non l'hai messo? Guarda, il curry è già molto salato. Sì, boh, basta. Perciò ti dico, secondo me siamo abbastanza... Che dice, pronto? Siamo già abbastanza arrivati. Da vedere quando il pesce è esatto. Cosa dici? Secondo me è pronto. Anche perché sennò si sfalda il pesce, è un peccato. Sì. Dai, prendiamo il piatto. Allora, che piatto hai scelto? Questo qua. Un piattino thailandese? Infatti, piattino thailandese? No, devo dire che ho gli stessi piatti a casa. Davvero? Sì. Ma vedi che era destino che venissi, allora, per sentirti a casa. Fantastico. Voilà. Senti che profumi. Molto bello, un profumo meraviglioso. Allora, sì. Allora, molto importante è che lo presentiamo. Ci mettiamo due foglioline. Io lo pulisco un po' intorno. Sì, sì, sì. Ah, ma qui abbiamo anche il riso pilaf, giusto? Abbiamo il riso, che va accompagnato di lato, perciò li mettiamo. Noi l'abbiamo già preparato perché sono altrimenti... comunque il riso pilaf si fa con il brodo, con il riso, si fa cuocere coperto fino a che lo puoi mettere anche in forno, no? Fino a che non diventa bello scrocchierello. E ci mettiamo questo risottino. Allora. Perfetto. Sgranalo un po', Peppe. Lo sgraniamo perché sì, con la forchetta. Un oddio, ti ho... Vai tranquillo, vai tranquillo. Ti ho ferito. Sì, è rimasto un po' spappolato. Si vede che l'abbiamo fatto da un po' di tempo. È rimasto vabbè, un po' dai. Qui, però va bene lo stesso. Un po' spappolatino, ma vabbè. Un purè abbiamo fatto. No, ma... no, ma tanto questo riso si mangia poi dopo si mette sopra un sì, po' di curry. Sì, perché c'è il sughetto, infatti. Ci metti il sughetto che tu hai fatto. E però va benissimo, guarda, non ti preoccupare. Allora noi ci mettiamo sopra il nostro coriandolino. Si è un po' mosciato pure lui. Si è mosciato, perciò ne prendiamo un'altra fogliolina. No, ecco, vedi, voilà. Aspetta che te lo metto un po' questo. Via, te. Io sono maniaca, poi mi prendono in giro. Ma io sono maniaco anch'io, tu devi vedere quando sono a casa facciamo... Fai gli impiattamenti, fatti bene? Sì, 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 allora io, vabbè, ah, Caterina bravo. Cucina e io invece preparo. Ah, sì, taglio l'ananas, taglio tipo le... E insomma, perciò sono l'esteta. Da sposare, cosa devo dire? Vieni, Alex. E voilà, allora e voilà. Questo curry thai di pesce, sì. Ci vuole un brindisi col tuo vino, e voilà, grazie mille per essere grazie venuto, in bocca al lupo per tutto. Abbiamo tagliato a fettine il sedano e i peperoni, lo scalogno, abbiamo rosolato l'aglio con il curry rosso, abbiamo aggiunto il coriandolo e lo scalogno, abbiamo messo anche il peperone e il sedano, un po' d'acqua, abbiamo tagliato a pezzi il pesce, lo abbiamo aggiunto alle verdure una volta cotte, abbiamo servito il pesce con il riso. Allora, nel nostro menù in un'ora... Il tempo di fare una vera e propria mousse che poi si solidifica nel frigo non c'è. Allora noi facciamo una mousse velocissima che quindi rimane subito bella soda e bella dura grazie al latte condensato e alla panna montata. La faremo però al cioccolato, è strabuona come dice mia figlia, veramente strabuona. 150 grammi di cioccolato fondente, io li faccio sempre sciogliere con un goccino d'acqua per far prima, così sono sicura che non mi si bruci, ma insomma... Ecco, proprio una lacrima, teniamo il fuoco basso e occupiamoci del resto. È una mousse che io aromatizzo appena appena all'arancia perché a me piace moltissimo il gusto del cioccolato e dell'arancia insieme. Allora, panna sono 500 ml di panna, io la monto tutta, no, ne monto, ho sbagliato, adesso faccio dei danni, è metà? Troppe mousse ho già fatto nella mia vita, faccio confusione. Allora, metà la monto con il latte condensato. Sono 175 grammi di latte condensato. Così. Che buono il latte condensato, ragazzi. Io ho un ricordo di mio fratello, quando eravamo ragazzini, che prendeva il tubetto del latte condensato e se lo mangiava così e mia mamma giustamente perché insomma vediamo qui ci vorrebbe la Dalila che mi aiuta. Ho messo il turbo, sì, ho messo il turbo, deve appena appena raddensare. Allora invece il resto lo montiamo proprio a neve ferma, questo intanto ha bisogno ancora di una gocciolina d'acqua ed è a posto. Così rimane più cremoso. Va bene, questo l'ho reso bello cremoso e siamo a posto. Questo, ecco qua, ho diciamo diluito per bene il latte condensato e adesso il resto della panna la posso proprio montare come si deve e qui dovrei anche riuscire a non schizzarli, molto meglio. Ok, allora adesso abbiamo tutti gli ingredienti. La nostra panna con il latte condensato va mescolata con il cioccolato, volevo una frusta, eccola qua. Ok, e voilà, il primo è andato. Mescoliamo, questo dovrebbe diventare un po' più colorata. Ecco qui, Allora, se vi piace potete aromatizzarla, adesso bisogna mettere ancora la panna montata, comunque a questo punto con un pochino di liquore, di rum. A me non piace, me l'hanno messo ma io non ce lo metto perché mi dà fastidio, però capisco che ci può stare bene. Io metto invece un po' di scorza di arancia, mi piace di più. Comunque se mettete il liquore, questo non esclude che mettiate anche l'arancia, stanno bene insieme. Ok, poi per dargli ancora più il gusto dell'arancia ci mettiamo anche giusto 2 cucchiai di spremuta, un pochettino. Che bella rossa, meraviglia. Uno, ecco, proprio così. E anche qui mescoliamo bene. Adesso non ci resta che incorporare la panna montata e vedete che è una mousse praticamente che sta già su subito. Poi noi la terremo nel frigo un'ora, mezz'ora, quello che è, però adesso niente frusta, qui mescoliamo dal basso verso l'alto. C'è un ottimo profumo di arancia che la rende anche un po' più leggera, meno stucchevole, no? Perché comunque c'è la panna, il latte condensato, il cioccolato, quindi è giusto alleggerirla con qualche aroma un po' più aspro, no? Però giustamente bisogna assaggiare. Buonissima, veramente buonissima. Allora, io la metto nei bicchierini. Se siete dei veri esperti e avete un sac à poche, è molto bello fare. Io naturalmente non ce l'ho, però bisogna solo magari stare un po' attenti a non rovesciare, a non sporcare troppo. Visto che bella consistenza che ha. Roba buona, ecco, vedi, comunque fai un po' così, una, questa è già pronta da servire, certo. Allora, poi volevo provare a metterci una scorzetta di arancia senza tagliarmi un dito, il che non è per niente così scontato. Vediamo se riesco. Vediamo se ci riesco. Facciamo un ciuffino di panna, non lo so, perché è già molto pannosa. Io non so se metterei un altro ciuffino di panna, cioè esteticamente sta bene. Però io preferirei farlo un po' come aspetto tipo tiramisù. Questo è cioccolato, sì. Quindi fare così, come un cappuccino, no? E una scorzettina di arancia magari fatta come un fiorellino, che non sono assolutamente capace, ma ci vorrebbe Lorenzo qui o Miguel, che sono più bravi, però dai. È una roba orrenda, voi proprio siete molto generosi. Ecco qua, dai, un fiorellino. Via. Va bene, ci piace. Ne vengono tanti, ne verranno almeno 6 di questi bicchierini perfetti per finire una cenetta. Ho messo a sciogliere il cioccolato in un pentolino, ho montato metà della panna con il latte condensato, invece il resto della panna l'ho montato da sola a neve ferma. Ho mescolato il composto di panna e latte condensato con il cioccolato, ho aromatizzato con la scorza d'arancia e la spremuta, ho incorporato il resto della panna, ho completato con cacao e altra scorza d'arancia. Benvenuto Bruno! Ciao, bene. Cosa beviamo oggi? Oggi facciamo un superior daiquiri. Ok, praticamente facciamo superior? Perché comunque è una ricetta un po' particolare, che è nata nel 1962. E intanto guarda, iniziamo subito con il nostro shaker qui. Quante ne sa, Bruno? Shaker che costruiamo tutto dentro lo shaker. Ah, allora ho già sbagliato tutto. Ok. Ok. Praticamente è nato nel 62 e si può definire anche un daiquiri all'italiana per gli ingredienti, perché è fatto base rum, del bitter, succo di mandarino e zucchero di canna bianco. Fantastico. Vediamo cosa esce. Dai. Guarda bene, insieme mettiamo 2 cucchiaini di zucchero di canna dentro al nostro shaker. Ok. Ok. Andiamo ad aggiungere subito della spremuta di mandarino, una tazzina. Ah, giusto, è vero. Noi adesso per aiutarvi useremo sempre come dosatore una tazzina, così anche voi a casa potete fare le dosi giuste. Replicare la ricetta. Ok, una tazzina. Okay. Poi aggiungiamo una tazzina di rum, che è quello, bianco. Cominciamo dalle basi. Io copio, va bene. All'interno. E mezza tazzina di bitter. Vedi, i barman lo fanno così, io lo faccio così, perché se lo giro tutto ho paura che non riuscirò a toglierlo in tempo. Che... Vabbè. Eh sì. Okay. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere del ghiaccio e poi shakerare. Bravissimo. Vai. E poi shakeriamo. Shakeriamo insieme. Così. Pollice, così non ci scappa. Vai. Aspetta, no, ho sbagliato mano. Ok. Mamma mia, insomma. Vai. Beh, fatemi fare delle torte che è meglio. Dammelo... Ah, guarda, è la prima volta che ci riesco. Il bicchiere, guarda, io wow, sei un po' schizzato, però? Un pelettino. Adesso siamo le nostre coppette dove verseremo il nostro drink. Ci aiutiamo con un colino, quindi utilizziamo una tecnica chiamata double strain. Quindi guarda bene, metti il bicchiere dentro. Perché pensavo fosse un errore, hai messo il bicchiere dentro. Metto il bicchiere dentro perché tiene il ghiaccio praticamente. Ah, giusto. Ok, mettiamo il colino. Mi allontano un po'. Il colino che mantiene tutti comunque. Vedi, ma mica così facile. Prendilo così, guarda bene. Oggi proprio è una giornata di pasticci. Ma tranquilla. Ok, no, sto facendo. Tanto l'abbiamo fatto. Inquadrate Bruno. Vai, vai, vai. Inquadrate Bruno. Guarda che ti aiuto anch'io. Basta. Fantastico. E questo, una volta finito, guarda, lo metti subito dentro il bicchiere. Ah, quello sì, sono capace anch'io. Ce n'è un po' poco, però, aspetta. Va bene, dai, così, ce n'è un po' meno. Perfetto. Questo lo possiamo levare. Io ti ho preparato, guarda lì, già una, tutte le mele. Una guarnizione che andremo a colmare con una fettina. È pesantissimo sto coso, come fa a star su? Vedi che ti ho creato praticamente una cosa per stuzzica denti, che è tipo una base. Vediamo, Allora, guarda, lo colmiamo così, così richiamo un po' il mandarino. E questo lo infilo così? E questo no, guarda bene. Vedi che ha 3 stuzzicadenti sotto e posso tranquillamente usarne 2. Così si tiene. Fantastico. Grande, bene. Molto carino. Vai Bruno. Eccolo, è cascato il mio. Aspetta che ci riproviamo, Ecco che... Niente. La guarnizione la leviamo. Oh, oggi è lui, oggi è lui. Vai. Alla nostra. Buono. Piace? Squisito, bravo Bruno, bravissimo. Grazie a te, bene. Un altro applauso che io ho una mano sola. Meraviglia. Adesso lo appoggio qua però perché devo andare a fare la tavola. Anche in un menù di un'ora si può preparare una tavola molto molto carina, giocata tutta su questi piatti che sono meravigliosi e sui segnaposti che sono un po' primaverili. Ormai insomma sta primavera abbiamo tutti voglia che arrivi, quindi con una semplice pagnottina di pane, uno stecchino di legno, abbiamo legato mirto e fresia, un tovagliolino rosa e abbiamo dato questa ventata di primavera alla nostra tavola. E altro che aria di primavera, aria di ansia, perché adesso andiamo dal salvacena, mamma che ansia. No, però io in realtà in 8 minuti vi preparo la cena, se non avete ancora in mente cosa mangiare, cucinate con me, preparatevi dei peperoni gialli abbrustoliti, però già abbrustoliti, poi le mandorline le metteremo sopra, un po' di paprika, le acciughe, il semolino, perché facciamo una vellutata di peperoni e insieme facciamo anche una bruschetta con un po' di bagnacauda prima del telegiornale, mi raccomando. E adesso diamo il benvenuto a Stefano De Lorenzi e alla sua valigetta. Ciao Benedetta. Cosa c'hai oggi dentro? Oggi abbiamo una ricetta facilissima, velocissima, che fa benissimo. Oggi sono tuttoissimo. Tuttoissimo. Taradadan! Allora, ecco. Ogni ben di Dio, che buoni. Quindi abbiamo sono i gamberoni, sì, abbiamo il carciofo e l'arancio. E l'arancio. Okay. Giusto 3 ingredienti. Bello, bello, mi piace. Devo pulire i carciofi. Dobbiamo pulire i carciofi, ma abbiamo tutto, abbiamo il guantino, abbiamo allora, un po' tutto. Puliamo sti carciofi e poi torniamo con Stefano e la sua valigetta per preparare un piatto delizioso con 3 ingredienti. Pubblicità. Bentornati nella mia cucina, io sono già... di corvée a pulire i carciofi. Allora, intanto che tu pulisci, prepari i carciofi. Sì, ma tu mi devi dire come li vuoi, cioè come te li taglio questi carciofi. Adesso intanto li puliamo, gli togliamo il gambetto e li mettiamo dentro a una ciotola con dell'acqua e un po' di limone. Va bene. In maniera che non anneriscano. Ma vuoi che ti tiri via un po' di limone? Sì, sì, certo. Okay, va bene. Tu invece i gamberi. Prendiamo il limone intanto e così lo mettiamo. Intanto pulisco i gamberi. Non hai neanche inciso, così, niente gambo, ma è un peccato con tutto sto gambo buono, ci facciamo una frittata dopo. Sì, poi sì, si può utilizzare in 1000 modi il gambo. Così. Intanto comincio a pulire i gamberi. Va bene. Beh, intanto una cosa carina da dirti sul carciofo, che al di là che come sappiamo fa benissimo per lo stomaco è depurativo, ma tu sai chi è stata la prima reginetta del carciofo? Che poi detta così, voglio dire, detta così la reginetta del carciofo, ma insomma. No, chi è la reginetta? Niente po' di meno che Marilyn Monroe. Cioè? Marilyn Monroe è stata la reginetta al primo festival del carciofo. Ma veramente? Ma te lo giuro. Fantastico. Ma quando ancora non era famosa. Quando ancora non era famosa. Fantastico, la reginetta del carciofo, vedi? Allora, puliamo i gamberi. In che modo? Sì, grazie. Tu hai un modo speciale? No, togliamo la corazza. Sì? E lasciamo un po' di codina. Ah, la lasci, va bene. Sai che i miei figli sono bravissimi ad aiutarmi a pulire... i gamberi, mi aiutano un sacco. Io la pulizia del gambero come dello scampo non è che la amo molto. No, lo scampo è odioso, il gambero è più facile. Sì, dai, è più facile, sì. Ma questo è un gambero o è un ammazzarucollo? No, questo è un gambero. Che differenza c'è? Ma per me sono uguali. Sì, differenziano un po', sì, sono molto simili, dipende anche dalla zona di... Oddio, gli ho tolto la testa. E adesso? Una cosa gli faccio fare, doveva solo togliere... Gliela riattacchiamo. Gliela riattacchiamo. Dai, poverino. E ho visto il tuo, visto che era diverso. Mi ero concentrata sulla coda e mi hai detto no, scegli la coda, non ho mai detto no, scegli la testa. No, tu stavi pensando a Marilyn e a questa cosa della reginetta. Oh, poverino. Allora, intanto abbiamo messo a scaldare la padella e... Vai. A cosa si tira fuori dalla tasca? Il legnetto, dai, ancora. Turna con sto legnetto. Affumicatura. Li facciamo affumicare un pochino. Tu devi usare lo zenzero. Nel suo ristorante si chiama lo zenzero. Ed è e non dove, uso mai lo come si chiama il paese? A Grumolo delle Abbadesse. Ridente località del Vicentino, esatto. Famosa per il riso. E per Stefano De Lorenzi. E per Stefano De Lorenzi. E devi usare lo zenzero. Ultimata la pulizia. Andiamo a cospargere il gambero con un filo d'olio. Oh, finalmente usi l'olio. Sì, ma tipo... dai, ma scusa! No, un pochino possiamo... ma sempre tanto poco, lì ne esce, guarda, puoi anche girarla per così, non esce l'accidente. Allora, perché un po' di olio? Perché la fumicatura si impregna meglio nelle parti grasse. Ah, ok. Quindi l'olio mi dà quella parte grassa in maniera che la fumicatura attacchi bene. Sì. Poi il gambero cuoce poco, quindi sarà perfetto farlo qui in un attimo. Ha cominciato a fumare? Fuma. Prendiamo un pezzettino di stagnola. Le padelle, le mie preziosissime padelle. Spegniamo il fuoco. Mettiamo i gamberi nella stagnola. Ma solo sopra o li devi avvolgere? Solo sopra, sennò li appoggiamo solamente, altrimenti attaccano nella griglietta. Ecco qua. Sentite? Li appoggiamo e li chiudiamo senza riaccendere il fuoco. È acceso il fuoco, volevo dirti. Senza riaccendere il fuoco. Ah, ok, a fuoco spento. Li lasciamo lì 4-5 minuti, loro intanto fanno questa affumicatura molto delicata. Prepariamo il carciofo. Ecco, crudo quindi, suppongo. Crudo. Allora, l'abbiamo messo a bagno in modo che non annerisca, con un po' di acqua e limone, ma ci penso io, ma ci mancherebbe. Che brutta figura, non mi assumeresti tu allo zenzero, mi fai correre. Ma come no? Sto prendendo un sacco di spunto da tutte le ricette che hai fatto tu negli ultimi, in questi anni. Va bene, lo pulisci dentro dalla togliamo un po' di barbetta, E adesso andiamo a fare un'insalatina di carciofo crudo. Buono. Quindi lo tagliamo a julienne. Allora, tagliamo prima a metà, poi andiamo a tagliarlo a striscioline, a fettine. Sottile, sottile. Molto sottili. Quali sono i carciofi più buoni? Perché io sono sempre incerta se prendere quelli con le spine. Allora, il carciofo, c'è lo spinoso, sardo. Ma anche piemontese spinoso, eh? Sì, anche ad Albenga, anche nella Liguria si usa molto il carciofo spinoso. C'è il carciofo violetta. C'è la mammola, il carciofo romano, sì, poi dipende dalle preparazioni, sai. Un po'. Però quello spinoso è saporito, ma è una roba allucinante, perché ti fai veramente male. Hai detto bene, è una roba allucinante. No, veramente, è pericoloso. Ma sai, però ha un sapore. Io me lo faccio pulire dai miei ragazzi. Vedi? Però è molto saporito, eh. Allora, tagliato molto sottile così a julienne. Lo mettiamo in una ciotola. Io faccio, ecco qua, l'aiutante. Ecco qua. Come lo condisci? Col succo d'arancia? Quasi. Quasi. Allora, con la scorza d'arancia. Vi ricordate che avevamo usato pelato a vivo, no? Pelato a vivo il pompelmo. In questo caso andiamo a pelare a vivo l'arancia. E andiamo ad utilizzare solamente la polpa. Tanto qui si levano dei fumi. Eccola qua. Ma come salta via bene. Altro che col pompelmo. Con questo è più facile? Sì, molto più facile. Ecco qua. Se invece del carciofo ci avessi messo il finocchio diventava una cosa molto semplice. Faccio un piatto al ristorante in questo momento con un salmone che fa una leggera affumicatura e un'insalatina di finocchio arancia. Buonissima. Finocchio arancia, anche olive nere volendo, ci stanno due. Però già troppi ingredienti per Stefano, eh? Sai che io più di 3 ingredienti non riesco. Prendiamo un po' di sale. Vai. Ecco, da chef, mi raccomando. Da chef. E qui un po' d'oglietto. E qui un po' d'oglietto, dai, che ci sta da dire, sale. Un filo d'olio. Mamma, quanto ne sto usando. Sì, veramente, oggi non sono sconvolta da questa cosa. Andiamo a condire leggermente. Quindi qui abbiamo proprio vitamina C, il carciofo che fa bene, il gambero comunque un pesce, un trionfo di leggerezza e genuinità. Prendiamo il piatto. Oggi sei particolarmente fanatico, posso dirtelo. No, però fa piacere quando mangi una cosa buona e sai anche che ti fa bene, è tutta un'altra cosa. Allora, disponiamo sul piatto questa insalatina con il carciofo e l'arancio. Senza troppi orpelli. E qui secondo te siamo già pronti? Tutte valigette che si aprono. Eh sì che sono bianchi. Che dici? Secondo me sono cotti. Ecco, in questo caso abbiamo una leggera affumicatura, una leggera cottura, però il gambero rimane leggermente crudo all'interno. Se ci piace più cotto, e lo cuociamo di più. Però sempre coperto. Però sempre coperto, così mantiene la affumicatura. Ma a noi ci piace un po' crudo. A noi ci piace un po' crudo e quindi andiamo ad usarlo. Domanda, il gambero deve subire anche lui questo procedimento di abbattimento se si mangia un po' crudo? Io consiglio tutti. Comunque, di farlo. Per non sbagliare, facciamolo con tutti e via. Posizioniamo i gamberi. Voglio vedere come posizioni il mio senza testa. Il decapitato, lo mette così a bandiera. No, dai, no! Quindi si rifiuta. Sì, dai. Ecco. Molto bello. Il nostro piatto è pronto. Fantastico. Poggiamolo qui, vieni. Grazie a Stefano De Lorenzi che con la sua valigetta ci prepara sempre dei piatti deliziosi. Abbiamo pulito i carciofi e i gamberi, abbiamo messo a scaldare in una padella un legnetto per affumicare, abbiamo unto i gamberi d'olio, li abbiamo appoggiati su un frangifiamma, li abbiamo lasciati affumicare per 4-5 minuti a fuoco spento. Intanto abbiamo affettato sottili i carciofi, abbiamo pelato a vivo l'arancia, l'abbiamo unita ai carciofi, abbiamo salato, condito con l'olio, abbiamo completato con i gamberi affumicati. Non avete ancora preparato la cena? Ci penso io, che pensi mi. Oggi facciamo una vellutata di peperoni, un po' diversa, con sopra delle lamelle di mandorle, e visto che il peperone a casa mia chiama la bagna cauda, facciamo anche una bagna cauda light, proprio velocissima, e risparmiamo una falda di peperone abbrustolito, lo mettiamo su un crostino e facciamo anche l'antipasto. Mi hanno detto non 8 minuti, ma me ne hanno dati 7 loro. E quindi, insomma, meglio darsi una mossa. 1, 2, 3, via! Allora. 7 minuti e comincia il TG. Eccolo, il pro de Caressa. 3 carciofi, mamma ragazzi, quanto sono rimbambita. 3 peperoni abbrustoliti, dicevo che ne salvo un pezzettino per fare la mia bruschetta. Gli do una tagliatina così, appena appena. Poi li prendo, li metto in padella, così, e li allungo con del brodo che vado a fare con acqua e dado. Oggi sono concentratissima, sono molto seria. Voglio fare bene le mie cose. Allora, non mettetene tanta di acqua perché sennò poi rischia di diventarvi troppo liquida questa vellutata. Mettete un pochino di brodo, cioè di dado granulare, la paprika che ci sta bene, stempera un po' il gusto forte del peperone, così, ho messo una bella cifra. 6 minuti a TG. Come sei? Ah, già che partiamo... È vero che partiamo da 6 minuti, porca miseria. Io qui ho un 40 grammi di semolino, lo metto tutto, mescolo, sarà quello che renderà la nostra vellutata bella densa. Basta farla cuocere 5 minuti, vedete che la renderà veramente vellutata. Allora, metto appena appena ancora un po' di brodino, cioè di acqua, tanto il brodo l'ho già messo, e la lascio cuocere pochi minuti. Così, intanto un pizzico di sale. Dove me l'ha lasciato Stefano il sale? Dall'altra parte. Allora lo mettiamo qua, qui il fuoco lo tengo anche abbastanza dolce, poi qui metto un crostino a tostare, ricordatemelo voi perché io lo dimentico sicuro, come al solito, uno solo. Ah bello, me l'ha dato durissimo sto pane, mi hanno dato gli avanzi. Allora, questa va, ecco. Metto ancora un goccino d'acqua, 5 minuti a TG. Così. No, oggi sono concentratissima. Allora, facciamo questa sorta di bagna cauda super veloce, non è una vera bagna cauda. Come si fa bene il salvacena senza tacchi? Una figata. Un'altra vita, Olio, come si fa? Aglio. Ale, questo è andato, aglio, così, e acciughe un bel po', ne stanno bene. Io faccio semplicemente così, faccio sciogliere tutto, a fuoco magari un po' più basso, e una sorta di bagna cauda, ma non proprio vera, Però serve per condire il mio peperone, lo abbasso un po', deve essere proprio fuoco basso basso, Perché sennò schizza da morire. Tanto la mia salsina. 4 minuti al TG, sì, manca poco. Arrivo. Questa viaggia da sola, volevo solo metterla a fuoco ancora più basso, 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 così. Questo brucia, vedi? Porca miseria, ne metto un altro. Me lo dovevate dire. Beh, al massimo uso questo, che è un po' bruciato, però se riesco faccio questo. Per chi si fosse collegato in questo momento, sto facendo una vellutata di peperoni con il semolino, molto molto buona e vellutata. Qui faccio una bagna calda perché voglio fare un crostino, che mi sta di nuovo bruciando pure questo, con il peperone avanzato e la bagna calda, che è proprio la morte sua. Allora, qui bisogna seguire la cottura del semolino, ci metterei ancora appena appena un goccino d'acqua e siamo a posto. Ecco, questa secondo me è proprio la consistenza giusta. Sentiamo. 3 minuti e comincia il TG. Tutto sotto controllo. Oh, sto coso brucia in continuazione, ma mi brucia, appena mi giro brucia. Lo teniamo un po' bruciacchiato. Qui la bagna cauda deve sciogliere bene bene. Insomma, diciamo che tutto sta viaggiando nella maniera giusta, eh? Devo frullare. Che buono, è buonissimo. Il semolino gli dà veramente un gustino, metto ancora un pizzico di paprika. Allora, per chi avesse qualche bella ricettina molto veloce, tipo 7 minuti come oggi, e avesse voglia di regalarcela, può venire nel nostro sito, i menù di Benedetta, appunto la7.it, e tra l'altro troverà anche altre ricette. Agli altri consigli, mi sono bruciata. Quanto? Ah, devo frullare. Poi oggi ho tutto un frullatore nuovo, guardate che bello. Da un po'. 2 minuti al TG! Sì, 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 amore mio! Allora. Vai! Ale, fammi far bella figura, frullatore. Dai, su, frulla, frulla. Non ridete, che me l'hanno insegnato. Non so quale devo... Ecco, questo posso mollare. Ecco, così, via. Benissimo, è stracomodo. Allora, qui frulliamo bene, bene, bene tutti i peperoni. Dai, dai, su. Dai. Dai, dai, dai. Ecco. Ha un profumo questo peperone meraviglioso. Quanto? 1 minuto al TG! Sì! Mamma mia! Mi sembra sempre che faccia gol mio marito! E non c'ho il piatto! Ah sì che ce l'ho il piatto! Allora, facciamo in fretta! Impiattiamo tutto, ci mettiamo qua, che ci sono già Miguel e Lorenzo dietro pronti a sbaraccare tutto. Mettiamo la vellutata, così. Questa come l'abbiamo fatta? Abbiamo frullato, abbiamo messo i peperoni a cuocere, già brustoliti, a cuocere con il brodo, la paprika e cos'altro? Basta, vero? E poi abbiamo messo il semolino, abbiamo fatto cuocere, abbiamo frullato. Qui abbiamo fatto una bagna cauda super veloce, soltanto con aglio e acciughe. Mettiamo qua. Ecco. 10, 9, 8, 7, 6... 5, dai. 4, 3, 2, 1. Ho finito! Ho finito! Ecco TG! Non andate via che ho finito! No, ho finito! Ho finito! Fermi lì, Ho finitissimo! Mandorle, mandorle! Dai, siate... Dai, buono! Dai, fate i cavalieri, aiutatemi un po', dai, grazie! Dai, ho vinto, sì, dai, ho vinto, quasi, non ci stanno. Va bene, grazie a Miguel, a Lorenzo, a Cristian, alla prossima puntata! Yeah.